Bella a tutti, piccoli youtubers insignificanti come me, bentornati su Mafia. Vediamo un po' dove eravamo rimasti. Carica partita. La puttana, istruzioni di Frank, mi sembra una bella missione. Già il titolo promette bene, direi. La tua ultima missione non è andata un granché bene. Ah sì? La strage che hai provocato ci darà un sacco di problemi. Ho capito, ma quelli scassavano le palle. Cioè. La polizia dovrebbe ringraziarlo. Lo so, ma quello che è scappato ci darà delle noie. Cosa? Non è scappato nessuno. Sono morti tutti. Uno no, l'hanno estratto vivo dalle lamiere. Oh merda. Quello che hai ucciso era il figlio di un assessore, amico del sindaco e compare di Morello. È il sopravvissuto. Gli avrà spifferato tutto. Non che amasse molto suo figlio. Ma spesso in questi casi uno si ricorda dei legami familiari. Tra l'altro, il funerale è oggi. Peccato che non ce la farò. Fortuna che il secondo non ti conosceva. E non t'ha identificato. Ma non è per questo che sei qui. Tom, ho un lavoro delicato per te oggi. Dica pure, zio, dica pure. Dimmi tutto. Andiamo. Quale sarebbe questo lavoro delicato? Il proprietario di un'attività sulla quale il Don ha investito parecchio denaro si è improvvisamente scordato delle sue responsabilità ed è passato sotto l'ala di Morello. Sembra che Morello voglia forzarci la mano, ma noi non staremo al suo gioco. E che mafo? Allora, che succede? C'è da far esplodere un posto. Addirittura? Cosa? Che razza di posto è? Un albergo. Cioè, a dire il vero, è un bordello. Non il solito casino. Un posto raffinato per gente di classe. E dovrei ucciderli tutti? Ma no. Dobbiamo liquidare il gestore e fargli saltare l'ufficio. Come avvertimento dovrebbe bastare. Dobbiamo significa devi, giusto Frank? Sicuramente. Stendo il proprietario e faccio esplodere l'hotel. Esatto. Un'ultima cosa. Una delle ragazze passa a Morello informazioni sulle nostre attività. Va eliminata anche lei. Frank. Devo uccidere una donna. Frank, non si fa. Capita. Ma non una. Carina. Mi sembra di averla già vista. Sei sicuro che sia lei? Purtroppo sì. La sua lingua ci è costata un sacco di soldi e anche qualche vita. Perché non ci pensano Poli o Sam? Li conoscono anche troppo bene. Li farebbero fuori ancora prima di entrare. Allora qual è il piano? Vai a downtown al Corleone Hotel. Trova il titolare e stendilo. In pubblico servirà da esempio. Poi pensa alla ragazza. L'ufficio del tipo sta all'ultimo piano. Prendi tutti i documenti e i soldi che trovi e poi piazza l'esplosivo. Non avrai tempo per fare altro. Non sarà una scampagnata. Penso pure io. Ma se non ce ne occupiamo adesso, i prossimi saremo noi. Forse hai ragione. L'arma e gli esplosivi sono nell'auto. Buona fortuna, Tom. Minchia, a quanto pare ci aspetta una bella missione stavolta. Bella tosta. Ok. Raggiungi in auto il Corleone Hotel. Eccoci arrivati al Corleone Hotel. Direi di scendere e andare a vedere un po' che si dice. Allora, uccidi il titolare, trovi e uccidi la prostituta di cui ha parlato Frank, ruba i documenti e piazza gli esplosivi nell'ufficio del titolare. Fa l'amore di Dio. La vedo triste come missione. Ciao tesoro, e dove lo trovo il titolare? Addirittura. Chiediamo un po'. Buonasera, dove posso trovare il titolare? Ecco appunto. È a cena nel ristorante dell'albergo, signore, oltre quelle porte, quello in giacca bianca. Grazie mille. Perfetto. Andiamo con nonchalance verso questo benedetto titolare.
Guarda la zozzosa. Eccolo quello in giacca bianca. Questa è la fine che fanno quelli che si vendono a Morello. No, merda, 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 dove va? Ottimo. Fatto. Mo? Tre uccidi la prostituta di cui ha parlato Frank. E dove sta? Ma questi mi vogliono seccare? Sì. Vieni qua, fermati. Chi mi sta sparando? Pure questi. Merda! Ma questo è. Oddio, questo è questo. È fatto, è fatto. Oddio, ho scatenato una rissa. Che è stato? Cos'è stato? Ma stai pure tu. Oddio, questo c'ha la lupara. Prendi, prendi. Oddio che gasamento! No, merda! Ok, devo stare più attento. Non... Ok, fatto. Mi ha fatto, dannazione. Ottimo. E uno è andato. No, questo c'è la lupara, è quello con la lupara. Ho preso il fucile, ok. Ottimo, ok. E dove sarà la tizia? Vediamo se qua c'è qualche informazione. Ho preso una chiave. E che cosa? Cos'altro? Ah, mi sono curato, ottimo. Allora, dobbiamo uccidere, abbiamo detto, trova e uccidi la prostituta di cui ha parlato Frank. Quindi adesso, prima o poi penso la troveremo, no? Madonna, che voglia di seccarti che ho, però ti risparmierò la vita. Oddio. Bastardo, chi è? Ricarica, ricarica. Ottimo, ottimo, morto. Penso di averla trovata. Veramente tenevo un fucile a canne mozza in mano, se vogliamo essere proprio pignoli. Congratularmi con te, campione. Michelle. Ma cosa succede? Che intendi fare? Che cosa Michelle. vuoi da me? Mi dispiace, Michelle, Mi ma sa mi proprio risulta che che. parecchia gente sia stata uccisa per colpa delle tue chiacchiere. E altri hanno perso un sacco di soldi. Sei troppo pericolosa per noi. No, non è vero. Non può essere vero. Tom, aspetta. Io non sapevo che avrei danneggiato qualcuno. Volevo aiutare mio fratello. Era Lo coinvolto con sapevo, poteva Vincent, era capitare solo a minacciato di me. uccidere. Un fiasco totale. Non riuscivo a Ma se uccidere avessi una saputo ragazza. delle cose Una che piccola avresti ingenua che fatto, voleva solo aiutare suo fratello. aia. Forse era un vero bastardo. Ma vale la pena farsi uccidere per una cosa così? Vestiti e vattene. Grazie. Non lo so se hai Questo fatto posto tra un bene, po' Tom. salterà in aria. Non voglio mai più vederti in città. Nessuno deve mai più vederti. Grazie, grazie mille. In questa città sei morta. Vattene e non farti più vedere da queste parti. Chiaro? Ti prometto che non sentirai più parlare di me. Non lo so se abbiamo fatto bene, Tom. Non saprei proprio. Adesso dobbiamo salire, rubare i documenti e piazzare gli esplosivi nell'ufficio del titolare, che sta qui. Il titolare già l'abbiamo seccato. Facciamo tutto quello che dobbiamo fare. Sono stato io a dirlo.
Adesso penso dobbiamo scappare a gambe levate. Azzo, saltiamo proprio dalla finestra. Bel finale di questo episodio, direi. Straordinaria amministrazione. Beh ragazzi, io direi che questo episodio può finire qui. Mi raccomando, lasciate like, commentate, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!